Yo, what's up guys? Bentornati su Privacy Tech by Next Hardware, io sono Elliot. È da tempo che sto cercando un microfono e un'interfaccia audio esterna per poter registrare gli speech in maniera pulita e con una qualità alta. Guarda caso, Audient ci ha contattato di recente e ci ha chiesto se appunto volessimo parlare del loro nuovo starter bundle. E siccome Kernan è un ragazzo molto cattivo e non vi parla mai di microfoni, di DAC esterni, lo faccio io. Questo ragazzi è un kit a parer mio perfetto per tutti i tipi di utenti, quindi streamer, podcasters, youtuber e videomaker, insomma è indirizzato veramente a tutti i tipi di content creator, without breaking the bank, direbbero gli americani, yo. Senza sfasciare il vostro conto in banca, per intenderci. Senza girarci troppo intorno ragazzi, questo è secondo me il miglior kit per rapporto qualità-prezzo che esiste ora sul mercato. Io lo sto usando da 3 settimane ormai e mi sto trovando veramente da Dio. Con 200 euro o poco più, perché su Amazon costa 220 euro, vi portate a casa un'interfaccia audio Evo 4, un DAC molto smart con cui potete fare un sacco di cose veramente interessanti, un microfono a condensatore Evo SR1 con lo shock mount dedicato e poi anche delle utilissime cuffie, ovvero le Evo SR2000, con cui potete insomma monitorare l'audio. Il pezzo più importante del bundle è Evo 4. Questa interfaccia vi permette di acquisire in maniera pulita e impeccabile l'audio da veramente qualsiasi microfono a condensatore e davvero è stato realizzato per semplificare la vostra acquisizione audio. Ed è munito inoltre di 2 entrate XLR e potete collegare anche 2 microfoni in una sola volta, volendo. 2 uscite jack da 6 mm per gli speaker, 1 entrata jack da 6 mm per gli strumenti musicali e 1 uscita jack sempre da 6 mm. Per l'ascolto, insomma, con le cuffie. Il DAC ha un design molto pulito, minimal e mi piace veramente tanto. È realizzato con una plastica veramente molto buona ed è anche molto solido al tatto, insomma, è veramente ben costruito. Una particolarità molto interessante e soprattutto utile di questo DAC è la Smart Gain Feature, che vi permette di regolare in maniera automatica il livello dell'input del vostro microfono onde evitare i cosiddetti clipping nelle vostre tracce audio. Molto interessante come caratteristica e può farvi risparmiare davvero un bel po' di tempo perché regola tutto in maniera automatica. Al centro è presente una ghiera con attorno dei LED che ci indicano il livello dell'input in diretta e possiamo anche monitorare il livello dell'audio in uscita, quindi dalle cuffie, semplicemente premendo sul tasto con l'icona del volume in basso a destra. Un'altra caratteristica molto bella è che potete regolare il missaggio del volume del microfono e anche il volume del sistema o anche il volume del gioco, volendo. Magari per chi fa streaming questa cosa può tornare veramente molto utile. E se ve lo state chiedendo, sì, Evo 4 ha l'amplificatore interno, sia l'amplificatore per il microfono che l'amplificatore per le cuffie. Ah, giusto, non vi ho detto che il tutto si alimenta con un semplice cavo USB di tipo C, ovviamente in dotazione. Lo potete collegare al vostro portatile e anche al vostro iPad volendo, però su come dovrebbe funzionare per iPad non ne ho la più pallida idea, però quello che so è che sia su PC che su Mac richiede il suo driver, insomma, per funzionare. Driver che tra l'altro potete scaricare sul sito ufficiale Audient. Il microfono SR1 è perfetto per gli speech, infatti lo sto usando ora. E è perfetto anche per registrare i vostri strumenti musicali e dato che un microfono a condensatore richiede ovviamente di un'alimentazione Phantom a 48 volt che vi dà direttamente Evo 4. Per attivarlo basta selezionare una delle 2 entrate in base a quale entrata avete collegato il microfono e premendo consecutivamente sul tasto del Phantom Power in alto a sinistra. La qualità costruttiva è ottima, è ben realizzata. È realizzato interamente in metallo ed è un bel po' pesante a dire la verità. E anche la qualità dell'acquisizione è ottima e veramente riascoltare la mia voce non è mai stato così bello. Potrei farlo tutto il giorno. Il microfono ha un pattern cardioide e questo vuol dire che percepirà il suono, riprenderà il suono solamente dalla parte davanti e giusto un po' dalla parte laterale e tutto ciò che proviene dal retro verrà, diciamo, isolato e quindi lo rende un microfono veramente ideale
per gli speech. E come dicevo all'inizio, questo bundle comprende anche le cuffie, le SR2000. Devo essere sincero, ragazzi, all'inizio credevo che sarebbero state delle ciofeche, perché a giudicarle da come sono state realizzate, dalla qualità costruttiva, perché sono realizzate con una plastica davvero scadente, e insomma questo diciamo che sviava un po' le mie aspettative per quanto riguarda la loro qualità. Tuttavia devo ricredermi, davvero sono delle cuffie buonissime. La resa audio non ha nulla da invidiare, non ha veramente nulla da invidiare alle altre cuffie che possiedo. Però sono delle cuffie che stringono tantissimo e le mie orecchie sono suscettibili anche alle minime pressioni. Dopo veramente pochissimo tempo cominciano a farmi un male cane. Ho dovuto, diciamo, ammorbidire, allargare l'archetto con un metodo poco ortodosso. Quindi don't try this at home. No, scherzo. E poi i cuscinetti non sono proprio morbidi, inoltre sono piccolissimi, non abbracciano totalmente le orecchie e quindi stanno praticamente così sulle orecchie, e questo mi dà un po' fastidio. Insomma, avrei voluto dei cuscinetti giusto un po' più grandi, però sul lato audio non ho veramente nulla da dire, fanno il loro sporco lavoro. Lo sto usando un po' per tutto ora, dal video editing al gaming, anche all'ascolto, normale ascolto di musica. Si possono collegare direttamente al computer senza passare dal DAC, svitando l'adattatore jack da 6 mm, rimarrà appunto il 3,5 mm. Insomma, potete attaccare direttamente all'uscita jack del vostro computer. Non parliamo molto spesso di microfoni o comunque di bundle del genere, e questo è... sì, questo è sicuramente il primo video del genere che vedete su questo canale, e insomma ci sembrava una cosa molto interessante, quindi abbiamo approfittato per parlarvene. Sicuramente è orientato molto anche a chi fa produzioni musicali, ma potrebbe tranquillamente fare al caso di tanti che vogliono cominciare semplicemente a creare contenuti video con una qualità alta, insomma con una buona qualità audio. E ci sono anche altri bundle, ad esempio mi viene in mente Focusrite con il suo Scarlett Solo di terza generazione, che costa giusto un po' di più, ma non comprende lo shock mount, e le cuffie sono identiche, sono state solamente ribrandizzate. E per questo video, ragazzi, è tutto. Torno ad ascoltare la mia bellissima voce grossa, profonda, potente e mascolina. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo alla prossima. Peace!